Buongiorno, benvenuti. Abbiamo cambiato stanza perché ci sono dei lavori in corso al piano di sotto. Abbiamo fatto comunque trovare, spero, un'aula adeguata che vi piace. Presentiamo oggi la 49esima stagione. Siamo quasi arrivati a mezzo secolo. Se vero si può parlare di una tradizione per la nostra città, senza esagerare. Non si sente? Pensate che io sono assordato, invece lo sento solo io. Così forse va meglio o esattamente uguale? Molto bene, scusate. Stavo dicendo che siamo arrivati quasi a mezzo secolo, quindi si può davvero parlare di una tradizione ormai per la nostra città. Una tradizione che continua a riscuotere il successo del pubblico, l'apprezzamento del pubblico, e continua a mantenersi fedele alla sua origine. L'abbiamo ripetuto molte volte, ma è un aspetto importante. Il nostro obiettivo è un obiettivo culturale, è un obiettivo formativo, e mi fa piacere poter dire nostro, intendendo non soltanto nostro della scuola normale, ma nostro perché è un obiettivo condiviso anche da altre istituzioni, la Fondazione Pisa e la Fondazione Teatro, che sono qui rappresentati dai loro presidenti. La scuola ha riconosciuto molto tempo fa l'importanza della cultura musicale come parte del suo progetto formativo. Sulla base di questa idea ha avviato una stagione concertistica. Non si tratta, come potete facilmente immaginare, del compito ovvio di un ateneo, in particolare di un ateneo piccolo come la Scuola Normale Superiore, ma è un lusso culturale che ci siamo voluti permettere perché siamo appunto convinti che questa sia una componente importante della formazione, del progetto formativo nostro. Formare scienziati, letterati, ora scienziati politici, adatti per la società di oggi, con lo spessore culturale che deve contraddistinguere la scuola normale, richiede anche, tra gli altri, questo aspetto della propria formazione. Da qui un progetto che è un progetto prima di tutto formativo, e anche nel programma di quest'anno, parlerà tra poco il maestro Swan, troviamo le lezioni, concerto, che sono aspetti molto importanti e caratterizzanti della stagione. Non entro nel merito, naturalmente, perché ce ne parlerà il direttore artistico, che tra un po' ringrazierò, ma vi ricordo un aspetto importante, ulteriore, di questa stagione, che è possibile perché c'è una condivisione di questo progetto a livello cittadino molto importante. La Fondazione Pisa, la Fondazione Teatro e un'altra istituzione che è l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore, tutti contribuiscono alla realizzazione di questo progetto. Darei subito la parola al presidente della Fondazione Pisa, Claudio Pugelli, per sentire il punto di vista della Fondazione stessa, ringraziandolo come sempre per questa vicinanza con i progetti della scuola. Grazie direttore, rubo soltanto pochi attimi. Ovviamente noi condividiamo l'impostazione, la finalità e l'architettura di questa iniziativa per le motivazioni che ha spiegato benissimo il professor Beltran. Per noi ormai si tratta di una collaborazione consolidata che si proietta nei prossimi anni. Ecco, il presupposto fondamentale è che riconosciamo di assoluta eccellenza l'intervento della scuola normale in questo campo, che è l'occasione che consente
lato la scuola, di realizzare in parte la missione formativa. Usa questo perché? Sì, no, funziona, funziona. Ha già preso tanto tempo l'apparecchiatura, quindi io stringo ancora, insomma, ecco. A noi così spetta il compito meno nobile, che è quello di finanziare, no? Perché non siamo assolutamente, no, parte attiva e realizzativa della finalità determinante. Però ecco, il fatto di condividere con compagni di avventura, quale il teatro, quale l'associazione degli amici della scuola, è per noi motivo di soddisfazione. Ultima notazione sui numeri, non è un'iniziativa così che vive da sola soltanto perché deve vivere. Prima di venire qui ho voluto vedere, solo per ricordarli, i numeri dell'ultimo quinquennio, insomma, sono numeri sostanzialmente in crescita, seppure numericamente stabili, viste le condizioni del mercato, viste le condizioni della cosiddetta crisi che investe tutti i settori, ecco, noi vediamo che questa iniziativa, che non è gratis, costa anche a chi la frequenta, continua a rimanere stabile nel tempo, no? E i consensi del cosiddetto pubblico, no, che si rivolge a questa iniziativa, sono consensi che rimangono fissi nel tempo, e non è cosa di poco conto, perché non è una moda e basta, insomma, è la partecipazione e il riconoscimento della validità di un prodotto che viene immesso in un mercato particolarissimo, che è quello appunto di questa comunità, che vuole in questo modo anche riconoscere e partecipare allo sviluppo e al mantenimento del ruolo della scuola normale superiore. Non direi altro, perché sono curioso di sapere quello che dirà il maestro Suorn, perché è la parte più importante di questo intervento. Grazie a tutti. La parola ora al terzo partner di questa organizzazione, che è la Fondazione Teatro, e c'è il Presidente. Grazie, buongiorno dell'invito, è sempre un piacere presenziare a queste presentazioni. Mi piace già che la sala sia così piena ed è veramente di buon auspicio, ma soprattutto credo che sia la testimonianza della città circa l'importanza di quello in cui Fabio Beltram ha creduto, cioè nella continuazione di questa esperienza, pur nelle difficoltà, perché non è che questa stagione si faccia al netto, diciamo, di difficoltà, ci sono tantissime, a cominciare dalle difficoltà che purtroppo il teatro spesso, come dire, offre al maestro Suorn, delle quali mi scuso, ma la vita del teatro è molto complicata. Siamo molto occupati, cioè abbiamo un tasso di occupazione del teatro molto elevato, questo ci crea moltissime difficoltà per la scelta delle date, per cercare di fare i calendari, di cercare di combinare un po' gli interessi di tutti, cioè a dire di chi si occupa di prosa, di lirica, di danza e ovviamente di concertistica. Mi scuso, ripeto, per tutte le volte che insomma, la circuitazione delle notizie, della scelta delle date è così complicata, ma insomma. E ringrazio anche la Fondazione Pisa, sia per l'apporto al Teatro di Pisa, ma sia a questa avventura che condividiamo ormai da 49 anni, spero che l'anno prossimo ci sia occasione per festeggiare il 50esimo. Chiudo dicendo che noi siamo semplicemente soggetto attuatore di questa iniziativa, cioè i soggetti in realtà che poi la fanno, e mi piace dirlo con molta franchezza, non è il Teatro di Pisa, il Teatro di Pisa è diciamo il soggetto che contiene questa iniziativa, che poi rappresenta, ma che in realtà è un'iniziativa di loro due, cioè la scuola normale e la Fondazione Pisa. Per quanto mi riguarda, dico soltanto come un'iniziativa del genere, come io sia rattristato dal fatto che un'iniziativa del genere sia assoggettata al meccanismo terribile dei finanziamenti pubblici, per cui noi inseriamo nella nostra domanda ministeriale al Ministero di Sostegno, no, economico, anche la concertistica. E noi, ahimè, viviamo ormai in un paese in cui
L'anno scorso ci hanno riconosciuto per premio 50.000 euro in più, quest'anno ce ne hanno levati d'amblè 150, senza motivazione, se non quella che stiamo cercando di ottenere, che ancora non abbiamo ottenuto, vedremo. Ma questo per farvi capire come le iniziative culturali in questa città e, per quanto mi riguarda in particolar modo, quelle legate al teatro siano miracoli, che vanno presi dalla città per miracoli. Cioè, per me è un miracolo che per 49 anni si faccia questa iniziativa. Non da 49 anni il miracolo dura, ma da 5 o 6. Cioè, negli ultimi 5-6 anni è un miracolo che si possa continuare. Vi ringrazio, buon lavoro a tutti, con una solo, diciamo, anticipazione che non riguarda un'anticipazione rispetto al maestro Swan, però ci sono due cose che di questo programma che mi permetto di segnalare perché sono un po', tra virgolette, anche nostre del teatro, cioè l'orchestra Hauser Musici, che il maestro Swan ha ritenuto degno di partecipare a questa stagione con Carlo Ipata per Il Catone, che è un'opera che, grazie a Dio, almeno questa ha ottenuto un po' di plauso ministeriale, e La Vedova Allegra per il febbraio, che è un'opera affidata alla nostra opera studio, cioè di formazione per giovani cantanti lirici. Noi siamo molto lieti che il maestro Swan abbia ritenuto, insieme ai nostri direttori artistici, di, come dire, premiare anche queste nostre iniziative del Teatro Verdi. Grazie, buona giornata. Prima di dare la parola al maestro, due commenti anche da parte mia sulla stagione. Alcune piccole variazioni forse le avete viste, le avete notate. Una ve la dico subito, e secondo me sono entrambe positive. Una è il fatto che abbiamo cercato di avere un maggior coordinamento tra tutte le attività del teatro, avendo un qualche collegamento tematico e culturale tra diverse stagioni, quindi prosa, teatro e quant'altro. Questo è un aspetto piacevole, interessante, che rende forse più coerente e stimolante il progetto culturale complessivo che viene ospitato dal teatro. Avete sentito di questa notizia non bella del sostegno ministeriale alle attività del teatro in generale. Mi pare giusto dire che così non ha fatto la Fondazione Pisa, che ha mantenuto costante il suo finanziamento, e questa è una notizia buona sicuramente, e che i biglietti non sono aumentati e non aumenteranno per effetto di questo, giusto per togliere eventuali possibili linee interpretative di quello che è stato raccontato. Avete visto che c'è una piccola riduzione nel numero degli eventi complessivo. Questo non è da vedersi come la rinuncia a qualcosa, no, è stata una scelta. Grazie al cambio delle regole del finanziamento ministeriale è stato possibile per noi programmare il numero degli eventi senza essere sottoposti a dei numeri minimi. La scelta che abbiamo fatto e nella quale crediamo è che riducendo leggermente il numero degli eventi, e come avete notato abbiamo pensato anche di ridurre l'importo degli abbonamenti, riducendo leggermente il numero degli eventi a parità di finanziamento è possibile innalzare la qualità media degli eventi, o perlomeno la quantità di risorse che possiamo investire in media su ogni singolo evento. Quindi abbiamo la speranza di poter offrire una stagione un po' più compatta, ma speriamo un po' più di vostro gradimento e di valore culturale e musicale in generale. Devo ringraziare alcune persone, ma una in particolare e il suo staff, perché questa persona è il parafulmine di tutte le cose a cui ha alluso con tanta eleganza il presidente del teatro. Quindi conciliare queste diverse esigenze con caratteri, come dire, a volte spigolosi, può essere problematico per chi lo deve fare. La dottoressa Elisa Guidi è pronta per la santificazione, credo, a questo. Sicuramente per me è santa subito, e quindi un applauso glielo dobbiamo.
Un applauso veramente sentito, Elisa, e grazie. Sono certo che verrà ringraziata anche dal maestro Swan tra pochissimo. Due ultimi ringraziamenti a voi, naturalmente, per la vostra continuata fedeltà a questo progetto, e un ringraziamento al maestro Swan, che di questa stagione è l'architetto, e gli darei subito la parola dopo averlo ancora ringraziato. Grazie. Grazie. Mi sente, mi sentite? Sì, sì. Devo dire che è stato anche abbastanza fortunato l'uso della parola miracolo. È vero, mi sembra sempre, ora nel clima politico, culturale, economico, eccetera, che si possa fare una stagione di concerti. È sempre un miracolo, quindi. Però miracolo anche è una parola giusta per quello che abbiamo stabilito per essere un po' il filo conduttore, il fil rouge della stagione quest'anno, che è l'idea di Faust, l'idea innanzitutto che ho un po' allargato dal Faust stesso all'idea dell'immagine dell'artista, del genio sofferente, questa immagine ottocentesca del genio che per poter produrre, per creare, ha dovuto pagare, ha pagato con la salute o con la sanità o con certe rinunce importanti della vita. Questa immagine che secondo me è fondamentale per quasi tutta l'arte dell'Ottocento e che apre anche una finestra che forse potremmo esplorare anche in altre stagioni, quanto l'arte viene condizionata dall'immagine dell'artista, da, per esempio, dal committente, che è un aspetto stupendo e interessante che forse interesserà anche alla Fondazione, perché l'artista non lavora mai nel nero o nel vuoto, ma è sempre condizionato da fattori culturali generali, e questo è un aspetto molto interessante per noi, anche per chi organizza concerti, o dovrebbe esserlo, perché qui per questa stagione io ho sempre come punto di partenza l'idea di creare una stagione che non sia solo una mera serie di concerti più o meno interessanti o belli in se stessi, ma di creare una entità valida, coerente, che in un certo modo unisca l'idea della scuola, cioè della scuola come posto di sviluppare la cultura, la conoscenza, l'esperienza umana, la città di Pisa, il teatro, cioè di coinvolgere tante cose insieme in un modo di creare un'entità coerente, logica, valida, e che alla fine possa arricchire la vita degli studenti, della scuola e della città. E questo per me è un po' il punto di partenza. È molto più facile fare semplicemente una scelta di concerti un po' a casaccia, trovare le date, trovare le persone disponibili quelle date e riempire i buchi così. Ma mi sembra alla fine un modo meno soddisfacente e innanzitutto meno giusto proprio per la tradizione dei concerti della scuola normale, cioè è una delle cose che cerco e cercherò sempre di fare. Difatti quest'anno alla fine non sono rimasto del tutto soddisfatto, non bisognerebbe dirlo, ma lo dico, è di inserire più che possibile questa idea delle presenze artistiche, dei grandi artisti che vengono a suonare per noi dentro la scuola, il contatto con loro, con gli studenti, cioè quella cosa delle lezioni che facciamo. E lì è semplicemente condizionato dal fatto che devono parlare italiano. E qui lì bisogna fare sempre certe scelte tra avere una serie di concerti internazionale con le presenze più importanti, famose, rinomate, per il prestigio della serie, anche per la qualità della serie, della rassegna, però al tempo stesso di avere presenze abbastanza frequenti di italiani che sono in grado di parlare nel contesto di queste lezioni, di queste introduzioni ai concerti, che secondo me hanno un doppio scopo. Questo magari vale la pena ripetere. Ovviamente lo scopo come educazione, come modo di parlare del concerto, della vita degli artisti, di come gli artisti fanno certe scelte, eccetera, e questo, cioè quella informazione che possono dare al pubblico che viene, e pubblico spesso molto numeroso che vengono per queste conferenze, queste lezioni.
ma secondo me va oltre quello che viene detto, quello che viene magari imparato, ma già il fatto che ci sia questo contatto, che l'artista non sia solo chi viene la sera prima del concerto, suona il concerto, fa 4 bis e se ne va, cioè che non ha un contatto attivo, un contatto positivo, costruttivo con il pubblico, mentre quella presenza dell'artista che viene, che conosce, che parla, che magari riceve una serie di domande, che introduce un colloquio in una conversazione generale, questo trovo molto stimolante e molto bello. Bello innanzitutto se pensiamo per l'esperienza che deve dare ai ragazzi della scuola normale, che costituisce una buona parte del pubblico delle conferenze, perché così per loro la cultura viene una cosa viva, cioè non è solo una questione del rapporto passivo di chi sta sulla bella poltrona del Teatro Verdi ad ascoltare il concerto, ma invece è una discussione di quello che si suonerà, di quello che si è suonato, di perché, di come, di opinioni magari molto contrastanti, e questo trovo non solo con gli studenti ma anche con gli abbonati, con le altre persone che frequentano da sempre le conferenze, quindi crea un clima di comunità e anche un clima attivo che trovo molto bello e molto importante e forse fondamentale per noi per questa stagione di concerti. Altrimenti le mie scelte sono basate sempre su un desiderio di equilibrare tra grossi nomi, delle grossi protagonisti del mondo della musica e di presentare giovani persone forse che non hanno ancora suonato a Pisa, che ho conosciuto che mi trovano validi, di collaborare quanto possibile col teatro, di avere questo rapporto solidale tra le istituzioni musicali e culturali di Pisa, e poi di cercare di creare questo senso di filo conduttore, di tema che non possa proprio coinvolgere ogni singolo concerto, che non dovrebbe comunque perché diventa pesante, ma comunque che dà una coerenza generale, una linea un po' generale alla stagione, che come ho detto che quest'anno è quello di Faust e dell'immagine del genio sofferente. Ora forse andrò un pochettino concerto per concerto di parlare di quello che presentiamo e forse farò qualche commento sulla decisione. Come numero di concerti vorrei forse aggiungere una parola perché non sapevo della scelta in sé, ho solo saputo che quest'anno purtroppo abbiamo solo 3 concerti con la Orchestra Regionale Toscana, questo siamo molto grati, molto felici di avere questo rapporto anche a livello regionale, di poter presentare concerti con una tra le migliori orchestre italiane che normalmente fanno 4 concerti e quest'anno ne fanno solo 3. Non vorrei assolutamente che pensaste, che poteste pensare che questa sia una riduzione desiderata o decisa in qualche modo, per me almeno è semplicemente stato una necessità per la mancanza di altre possibilità. Abbiamo riempito tutti i buchi che avevamo nel modo migliore possibile e così alla fine è stato, ma non è certamente stato una decisione mia di ridurre la presenza della ORT, che noi siamo molto grati di loro e siamo molto felici e onorati di averli sempre nella nostra stagione. Per l'inaugurazione ho scelto uno dei grossi nomi, forse una delle persone più creative nel mondo musicale di oggi, che Jordi Savall, il grande gambista, non so come si dice, catalano, che innanzitutto è importante perché, come sappiamo tutti, la riscoperta del grande patrimonio musicale prima di Bach è una delle cose più importanti nel mondo della musica degli ultimi 30 anni, diciamo. Che mentre si potrebbe quasi dire che prima di Bach non si suonava quasi mai nessuno, o era sempre come grande rarità, sempre di più abbiamo capito l'importanza di questo repertorio meraviglioso e infinito. Però c'è stato un passaggio importantissimo di cui secondo me Savall
è un protagonista assoluto. Perché all'inizio, quando si suonava questa musica rinascimentale o primo barocco, si faceva con uno spirito quasi da musicologia, cioè come una cosa scientifica, di ricercare una certa linea autentica, genuina, con grande sobrietà e forse anche con grande noia. Invece quella di trovare, di riscoprire questo repertorio meraviglioso con gioia, con entusiasmo, con una vera conoscenza profonda personale, di questo è un grande protagonista Saval. E quindi siccome io cerco di fare una programmazione che vada da Rinascimento ai giorni di oggi, questo per me sembrava un caso perfetto per inaugurare la stagione. Il secondo concerto invece, il concerto di Lied, ci mette subito nel mondo tematico della stagione. Il giovane baritono Verba, tedesco che ho scoperto, che come sentirete anche voi, è un grande artista coinvolgente, e con la scelta innanzitutto dei Lieder di Schumann, ci ho imposto un pochettino questo Schumann, perché Schumann sarebbe uno dei personaggi chiavi di questa idea dell'artista che ha fatto un patto diabolico per avere l'arte. Perché Schumann è uno che è sempre in questa lotta tra, magari soffriva di quello che oggi chiameremmo il bipolare, tra i due protagonisti che lui ha un po' rubato da Hoffmann, suo autore prediletto. Ma poi anche che Schumann, che probabilmente muore, certamente muore pazzo, muore poverino, completamente anche giovane, ma forse anche con sifilide, eccetera, non si sa. Però c'è sempre questo senso che per lui l'artista paga. L'artista, per avere la creatività, ha dovuto pagare con l'anima, con la felicità, con la normalità, con la sanità, eccetera. E che nel Dichterlieb, quello che canterà il Verba, che sono le canzoni del poeta, è un pezzo bellissimo, con certi dei leader più famosi e più amati del repertorio, però è anche un po' una confessione dell'artista, del dichter, del poeta, in confronto con questo patto che ha dovuto fare, ha voluto fare, però il prezzo terribile che anche ha dovuto pagare. E quello vedremo anche nel prossimo concerto. Domenico Nordio è uno dei grandi violinisti giovani, più giovani di me, quindi giovani, italiani, che forse non ha ancora suonato qui a Pisa. E che anche lì c'è Schumann, c'è anche un altro personaggio importante, che c'è un pezzo importantissimo che suona, grande, grande sonata di Busoni. Busoni è un altro personaggio che vediamo molto nel riflesso del mito di Faust. Il suo capolavoro assoluto, incompiuto, è proprio un'opera Dr. Faustus, e che lui era un po' come Liszt, un po' come tutto l'Ottocento, ossessionato dall'immagine di Faust, quello originale di Goethe, ma anche un'immagine molto più larga, e che per lui il problema non era tanto la scelta tra sanità e non sanità, cioè come per Schumann, ma una scelta tra il grande virtuoso, che per lui è una vita alla fine vuoto, una vita vuota, una vita superficiale, e l'artista che doveva ricercare, trovare valori veri. E quindi questa lotta continua che anche lui ha dovuto subire, e che si sente benissimo in questa sonata, che questa sonata violino è quasi come una introduzione all'idea dell'opera che Dr. Faustus che scrisse subito dopo, a proposito. Poi abbiamo questa opera magnifica di Haydn, Catone, che non conosco bene, ma di Handel, che siamo lietissimi di avere nella stagione. Handel fa parte di queste cose riscoperte, nel senso Handel, musica strumentale, conosciamo oratori, fanno parte del repertorio musicale da sempre. Invece le opere sono entrate nel mondo normale della musica solo recentemente. E anche lì c'è stato un passaggio importante tra l'inizio, quando c'era un po' questo spirito di serietà scientifico, ha una, o forse che viene anche nel modo più automatico, con una conoscenza più profonda, alla gioia di creazione, di scoprire, valutare e far capire questi grandi capolavori, che sono scritti in linguaggi un po' diversi, perché è ovvio che l'opera seria di Handel
a molti particolari, molti aspetti molto diversi dell'opera lirica italiana del Novecento, però al tempo stesso che alla fine ci dà grandi emozioni, grandi esperienze musicali. Poi abbiamo passo un po' più veloce, dei concerti, c'è il concerto di Natale che è un bellissimo programma, non proprio natalizio ma comunque che va molto bene, però passo avanti poi alla versione della Quinta Sinfonia di Mahler che si farà il 12 gennaio. Mahler è un altro di questi compositori chiavi nel spettro faustiano, un po' come Busoni, anche per Mahler era la scelta tra il grande successo mondano come direttore d'orchestra e il desiderio di essere compositore, che lui cercava di dividere la vita, cioè di avere l'estate dedicata alla composizione, il resto dell'anno dedicato al lavoro di direttore artistico, direttore d'orchestra, però scelte sempre strazianti per lui che hanno creato una situazione di grandi infelicità, di grandi difficoltà personali che si vedono anche secondo me molto bene riflessi nelle sue grandi opere. Poi ci sarà un cambio completo, questa serata, la gran serata futurista con Massimiliano Finazio Flori, questo l'ho scelto in parte perché mi sembrava esattamente una reazione contro l'immagine faustiana dell'artista, perché secondo me ci sono molti modi di vedere, di capire, di leggere un po' il futurismo, ma una certamente è quella di rompere con questo passato dell'artista sofferente, dell'artista che paga, che soffre, che fa, e invece lì c'è l'artista dinamico, l'artista positivo, l'artista che dirige la società verso un futuro migliore, insomma tutto, e quindi mi sembrava un bel contropeso. E anche contropeso perché avere la musica come elemento dinamico in una serata teatrale così cambia un pochettino la formula tipica del concerto, che forse qualche volta diventa troppo rituale e troppo può essere anche noioso in se stesso. Poi abbiamo una serata dedicata completamente a trii di Schumann. Schumann, come dicevo, è forse l'artista per eccellenza faustiano, Schumann e anche Beethoven. Anche se Beethoven anticipa Faust, ma come immagine dell'artista, Beethoven paga il genio con la sordità, che è un po' l'immagine di tutti i compositori dell'Ottocento in questo senso. La Vedova Allegra secondo me si può sempre fare perché è un pezzo che adoro, sono contentissimo di averlo in stagione. Abbiamo questo quartetto voce, devo dire che il mondo di oggi, il mondo musicale di oggi è infelice per le condizioni economiche e sociali, ma è felicissima per l'arrivo di quartetti veramente bravissimi, e questo quartetto voce è un nuovo quartetto veramente straordinario, e fanno un bellissimo programma con il primo quartetto tra i tre quartetti Razumovsky di Beethoven, e questo è forse, non saprei nominare un pezzo di Beethoven più dentro questa idea delle sofferenze dell'artista. Ha l'adagio, secondo movimento, che tra gli adagi più sublimi della storia della musica, che è uno dei pezzi più sofferenti, più angoscianti, che poi la risposta di gioia nel resto del pezzo, il terzo tempo, non secondo, che è uno dei grandi capolavori che sono contentissimo di avere in stagione. Poi abbiamo programma di due dei grandi protagonisti italiani della musica di oggi, Enrico Dindo, violoncellista, che vinse il primo concorso a Rostropovich, che è uno dei grandi strumentalisti italiani, e poi Pietro De Maria, pianista di grande fama, che ha vinto il concorso Ciani, che è direttore della Scuola di Musica di Fiesole, qui vicino, cioè non direttore, ma un professore importantissimo, che fa un programma Schumann-Brahms, e quello è un pollo interessantissimo, anche perché Brahms era il protégé di Schumann, forse l'amante di sua moglie, non si sa, sempre piccante come possibilità. Però anche lì dal punto di vista faustiano, perché mentre Schumann è uno che certamente apertamente ha sofferto questo patto diabolico del genio,
Brahms faceva di tutto per far finta che non soffriva affatto, invece più che si studia Brahms, più che si vede che anche lui ha sofferto tantissimo questa stessa idea che, di quello che lui ha dovuto pagare per essere il grande genio, quindi è un polo molto molto interessante. Poi passo ai miei concerti quest'anno, Faust e le lotte del genio romantico, quindi è solo e continua il tema generale della stagione, solo come ormai è un po' la tradizione, in modo molto focalizzato, molto conciso. Ho preso quest'anno suono solo 4 pezzi, però non pensate che sono poco perché ognuno ha almeno 35 minuti, quindi sono pezzi importanti: Hammerklavier di Beethoven, Kleistriane di Schumann, sonata sol maggiore di Schubert, la sonata di Liszt, quindi sono pezzi di grande spessore, ma ognuno di questi pezzi dimostra un pochettino vari aspetti di questa situazione fastiana. Difatti l'ho definito un pochettino anche nelle mie due conferenze, difatti sono orgoglioso dei titoli, io detesto dare i titoli, devo dire, ma la prima conferenza che si chiama Volontà e Disperazione e secondo che si chiama Speranza e Redenzione, forse sono solo parole, ma secondo me sono abbastanza carine, e di questo difatti vedremo un pochettino la situazione degli artisti e anche le soluzioni degli artisti, se finiscono nella disperazione come Schumann in Kreisleriana, forse uno dei pezzi più disperati in tutto il mondo musicale storico, o con la redenzione che troverebbe Liszt per esempio alla fine della sonata di Faust, che è la sonata di si minore, che a suo lui stesso lo definiva il suo Faust, e Liszt è, come sappiamo, è apertamente ossessionato da Faust, a parte la Faust Symphonie, i 5 Mephistowalzer, che sono, ci sono tanti altri pezzi listiani che hanno questo tematico di Faust. In Liszt l'idea di Faust si riflette innanzitutto in questa idea del virtuosismo, che era la tentazione, l'esca diabolica che lo tirava verso il peccato, verso l'inferno, mentre cioè la speranza della redenzione, che, perché Liszt era anche religioso, quindi lo vedeva in termini anche molto precisi. Poi avremo una serata straordinaria, la stagione, il grande pianista Christian Zimmermann, che forse uno dei grandi pianisti viventi, che non ha mai suonato recital qui, ha suonato qui una volta con Gidon Kremer, credo 4-5 anni fa, ma mai ha suonato da solo, è un po' un exploit di essere riuscito a averlo nella stagione, per far capire quanto mi è stato caro e mi è stato, che ho apprezzato la sua, quando ha detto che sarebbe venuto, che ho sacrificato, che io dovevo suonare l'ultima sonata di Schubert e la volevo suonare lui e così gliel'ho ceduto. Che questo, sapete che questo è stato un segno veramente di stimo e di parte mia, perché non era facile, cioè non a tutti l'avrei ceduto, questo posso dirlo. Quindi questo sarà veramente un avvenimento da non mancare, da non perdere. Poi abbiamo due giovani che ho conosciuto recentemente, con questo Chloe Hanslip, una violinista inglese molto dinamica, con una personalità molto molto avvolgente e simpatica, che fanno un programma anche bellissimo con Schnitke, con la grande sonata di Strauss per violino, che è un po' un Rosenkavalier in miniatura, mica tanto in miniatura posso dire. E poi quest'anno abbiamo anche la novità di un programma, cioè abbiamo sempre il piacere di chiudere la stagione con un concerto del coro Galilei, del coro proprio creato dentro la scuola, ma quest'anno è in un programma molto difficile, raffinato, e di cui siamo anche molto molto contento. Ci sono solo quattro conferenze, cioè 5 conferenze, 2 mie, poi quella mia all'inizio della stagione, poi parlerà Massimiliano Finazio Flori del futurismo e poi parlerà il trio Metamorfosi. E questo, come ho detto anche prima, semplicemente perché non avevamo altri artisti. Non tutti gli artisti vogliono parlare, purtroppo è così, ci sono anche i grandi artisti che non hanno piacere di parlare, vogliono solo suonare, e poi non tutti parlano italiano, e quindi ho dovuto fare
Per finire vorrei solo dire che per noi, per me personalmente, la cosa più importante è la vostra partecipazione. Partecipazione, ovviamente il punto di partenza è di venire ai concerti, venire alle conferenze, ma partecipazione anche nel senso di reagire, sì, applaudire, magari chiedere bis, questo va bene, ma reagire nel senso che di darmi i vostri commenti, cosa piace, cosa non piace, cosa vorreste, cosa non vorreste, così, perché noi vogliamo essere un programma, una rassegna viva, una rassegna non passiva, una cosa dentro la scuola, dentro la città, dentro il teatro, cioè una cosa fertile e attiva nella città per continuare verso ora il 50° anniversario. Grazie. Grazie al maestro Swan, grazie a voi per essere intervenuti. L'appuntamento quindi è come sempre per il 18. E quest'anno 17? No, 18. 18 ottobre. No, credetemi, ha un motivo perché sì, perché c'è l'inaugurazione sulle date, ma l'appuntamento sì. Era per i concerti. Il concerto è il 18, giusto? Anche, però la mia conferenza è il 17. Perfetto. Allora, l'appuntamento l'abbiamo spostato al 17 per garantirci la vostra presenza col maestro Swan. Grazie ancora a tutti quanti, buon ascolto per quanto riguarda la stagione. Approfitto che vi ho qui per un ringraziamento che di solito non facciamo, principalmente perché lui non vuole, e quindi parliamo sempre delle istituzioni e così via, ma dobbiamo, credo, un grazie, la scuola normale lo deve, al presidente della Fondazione Pisa, che ha avuto un ruolo molto importante nel rendere tutto questo possibile. Quindi lo voglio ringraziare pubblicamente e, come si fa in questo caso, con un applauso anche da parte vostra.